Un fiume in piena che non accenna ad arrestarsi. In piccoli rivoli trasportati da pulmini e ambulanze, ma il flusso di profughi dalla Siria continua a montare. 2.500 quelli che sarebbero già arrivati in Turchia, secondo le stime diffuse giovedì sera da Ankara. Un'emergenza che nella città di Yalada ha già fatto sorgere una tendopoli e al di là del confine inneggiare la Turchia salvatrice. Ragione dell'assalto umanitario, la quarantina di chilometri appena dalle violenze che infuriano nel centro siriano di Jesher al-Shohur. Di recente teatro di ripetute proteste, la città sarebbe ormai, secondo diverse testimonianze, di fatto militarizzata. Timore della popolazione è quello di sanguinose rappresaglie dell'esercito dopo il centinaio di uomini che le autorità di Damasco sostengono qui di aver perso negli scorsi giorni.